Il cantautore salentino intervistato a Carta Bianca. Martedì sera su Rai 3 è andata in onda una nuova puntata di Carta Bianca. Tra i vari ospiti di Bianca Berlinguer c'era anche il cantautore Albano Carrisi. Quest'ultimo ha affrontato diverse tematiche, ovvero la politica, il suo lavoro e l'inevitabile gossip. L'uomo, infatti, ha speso delle belle parole per le sue due ex, Romina Power e Loredana Lecciso. Albano e il suo pensiero su Salvini e Di Maio. Dopo aver dato buca a Barbara D'Urso a Domenica Live per un lieve malore, Albano Carrisi è tornato nello studio di Carta Bianca per rilasciare una lunga intervista. Il cantautore ha parlato del governo degli anni 60, affermando che ora non sarebbe in grado di dare giudizi all'attuale esecutivo. Quando Bianca Berlinguer gli ha detto cosa ne pensa degli attuali vice premier, il maestro Carrisi non ha perso tempo a rispondere. Salvini si sta impegnando molto, è un uomo nel quale poter avere fiducia. Di Maio lo definirei come il sorriso del Sud. Ha dichiarato l'ex marito di Romina Power. Albano parla di Romina Power e Loredana Lecciso. Ma a Carta Bianca non sono mancate le domande di gossip, argomento a cui Albano non piace parlare molto. Tornando sul cosiddetto triangolo amoroso, il maestro Carrisi ha ribadito di essere felicemente single e di avere un ottimo rapporto con Romina Power e Loredana Lecciso. Riferendosi all'ex moglie, il cantautore ha detto questa parola e due punti. Sul palcoscenico si è ricreata una atmosfera magica e coinvolgente. Poi la vita privata è differente. Lei vive in America e io sono qui. Mentre per l'ex soubrette ha speso le seguenti frasi. Anche con lei c'è un bel rapporto, di grande rispetto. Abbiamo anche dei figli assieme. Dobbiamo dare sempre un bell'esempio ai più piccoli. Dobbiamo fare in modo che le colpe dei grandi non ricadano mai su di loro che crescono. A quel punto Bianca Berlinguer gli ha chiesto se un giorno non troppo lontano le due donne si incontreranno. Albano ha replicato così due punti. Spesso me lo chiedo anch'io. Ma saranno loro a decidere, hanno intelligenza, saggezza e buonsenso per poter decidere,